Dove sei, assessore? Saluto a Stefano, che non è più il mio compare. Thank you.
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, che celebriamo degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Tu che hai illuminato l'intimo di ogni uomo con la luce del tuo volto, volgi su noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi, della nostra debolezza, della nostra povertà. Volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, sulle nostre fatiche di ogni giorno. Guardaci. Siamo gli artisti, i tuoi artisti. Siamo pittori, scultori, attori, poeti, danzatori. Siamo i tuoi piccoli che amano vivere sulle ali della poesia per poterti stare più vicino e per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo e più in profondità nel loro cuore. Perdonaci se siamo fragili e incostanti, ma siamo uomini. Donaci la tua forza, quella che scopriamo nella tua parola, quella che sentiamo nella tua grazia, quella che riceviamo dalla tua Eucaristia, da quel pane spezzato che è comunione, fraternità e gioia. In me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me, non morrà in me. Crediamo. Rilasciata da mio padre al giornale della Nazione, al giornalista Bogani, dice: questo mondo mi sta annoiando a tal punto che sono pronto a lasciarlo senza grandi rimpianti. Non credo di aver paura della morte, mi fa paura invecchiare, non poter più fare delle nuotate da un'isola all'altra, non avere più quella forza fisica che anche felicità. Vorrei dedicare a mio padre una poesia di Alfonso Gatto, un poeta che lui amava molto, a mio padre. Se mi tornassi questa sera accanto, lungo la via dove scende l'ombra, azzurra già che sembra primavera, per dirti quanto è buio il mondo, e come i nostri sogni e libertà s'accenna di speranze, di poveri, di cielo.
Io troverei un pianto da bambino e gli occhi aperti di sorriso, neri neri come le rondini del mare. Mi basterebbe che tu fossi vivo, un uomo vivo col tuo cuore e un sogno. Ora la terra è un'ombra alla memoria della tua voce che diceva ai figli: ma com'è bella la notte e com'è buona ad amarci così, con l'aria in piena fin dentro al sonno. Tu vedevi il mondo nel plenilunio sporgere a quel cielo, gli uomini incamminati verso l'alba. Un pensiero per papà. Sì, eri un uomo speciale, troppo speciale, per Iran, il nostro razzo. Mio papà, detestavi la mediocrità, detestavi gli schemi, le banalità, i riti, e ora noi siamo qui e con le umane abitudini e diritto ti omaggiamo. Sei qui, sereno, davanti a me, immobile, senza respiro, con il tuo stile, il tuo profilo, l'intensità dei tuoi occhi chiusi, quasi contento di aver lasciato quel tuo corpo, ora tornante. Con tutto il tuo sapere, la tua cultura, la tua poesia, eri un ribelle e un puro, insofferente sempre. Adesso consegni il tuo corpo a noi, immobile, freddo. Mi chino, provo a scaldarti, ma vinci tu. Lo so che stai meglio adesso, quel tuo corpo non ti obbediva, non ti faceva più giocare a calcio, correre, camminare in riva al mare come avresti voluto. Chissà se ora parleremo un po' di più. Forse verrai a trovarmi, io ti porterò sempre con me. Ma non dovevi lasciarci, mi dai un onore mai sentito che mi cerca nel profondo, mi lacera violento, mi taglia sottile, acuto, affonda nelle viscere e non smette di farmi sanguinare. Ma dovrò onorarti per trovare la forza, per realizzare i tuoi sogni, i miei, i tuoi, i nostri, come volevi tu. Tu tempestoso, inquieto, sei qui immobile. Adesso che il tuo sonno freddo ti ha preso, sembri senza tempo. Sereno, finalmente puoi andare nel tuo mondo libero, nei tuoi grandi spazi. Ma tu, papà, così fuori dagli schemi, ora sei qui, rinchiuso in questa bara, composto, con le mani giunte. Ma adesso non te ne importa più niente, sei libero. Voli degli spazi che a noi non sono concessi. Tu non saprai mai quanto bene ti voglio. Ti ho voluto, ti vorrò sempre. Grazie di esistere. Un bacio da parte di tutti noi. Thank you.
Adesso. Saverio, se l'hanno bloccato. No, no, sta venendo. Pronto? Thank you.